Con corner laterale, non ho visto dove uscita, forse con le mani. Pronto a rimettere in gioco Iuto per Muntari, l'appoggio a Eto'o ancora sulle controlla, appoggia indietro su Wally, Bianchetti si propone, viene servito, non mi sembra che ci siano ingressi al posto di Snyder, intanto c'è l'azione, no, è entrato Alvarez che va subito al tiro. E allora prima giocata di Ricky Alvarez che è subentrato a Snyder. Subito una sua conclusione parata ed eccolo qua che controlla, attaccato dal numero 20 Mariotti, anzi si trattava del numero 3 Berteotti. Ancora Alvarez in pressione, palla recuperata dalla difesa. Oh, buono questo controllo, ancora Chivu. Allarga per Ricky Alvarez, parte con un dribbling, è inseguito da Berteotti, ancora Alvarez fuori per Faraoni. Dai Ricky, subito si fanno sentire le voci delle tifose nerazzurre, ancora un'entrata rude ai danni di Alvarez, protesta il pubblico, palla che viene recuperata da Donati, ancora arriva con quattro uomini, attenzione subito questa azione dalla sinistra, Ricky, meraviglia Alvarez, subito il gol con un'azione da manuale, è il gol del 3-1, segna Ricky Alvarez dopo un minuto, dopo 30 secondi. Sorride, rivediamo questa percussione, l'appoggio dietro a rimorchio, arriva Alvarez per il gol del 3-1, primo piano per Riccardo Alvarez, arrivato Tana, poi Collini recupera questo pallone, Krisetic lo addomestica con il pallone servito a Ricky Alvarez che parte con un numero, attenzione, guadagna il fondo e guadagna il corner numero 5, applausi da parte del pubblico per Ricky Alvarez che subito ha coinvolto al di là del gol con un paio di slalom, lui che era entrato al posto di Snyder negli scampoli finali della prima frazione. Corner dalla destra lo batte proprio Alvarez che chiama lo scambio corto con Bessa. Bessa cerca di andare a mettere palla al centro, palla ancora per Alvarez, posizione regolare, manda vuoto con una finta, controfinta con il destro, ancora corner e siamo a 6. Già 3 corner battuti in questi primo minuto e mezzo nel corso della seconda parte della gara. Ancora Alvarez dalla bandierina, batte posizione centrale, Caldirola, era un calcio di rigore questo per Bianchetti, per Caldirola, Caldirola per Faraoni, Faraoni che può giocare a destra e a sinistra, buono movimento per Bessa, controlla, attenzione colpo di tacco, Alvarez la va a piazzare, la parata di Travaglia, ma buona questa manovra, molto movimento da parte di quest'Inter della seconda ripresa, un Inter più giovane ovviamente, palla recuperata ancora da Daniel Bessa, il pallone di Bianchetti servito Natalino, Alvarez parte in dribbling, cerca il pelo d'erba in orizzontale, escono loro, palla al piede, con questa recupera Bianchetti, si può rimpostare dalla destra con Alvarez, la veloce con Mariga, si intromette irregolarmente, no Zadra, allora Mariga prova ad andare a portargli via il pallone, Zadra scarica lateralmente la sfera per Giuliani, all'indietro per Galli, attaccato, alto Castagnos, ruba palla, se ne può andare Alvarez, entra in area, attenzione Castagnos è solo al centro, lo vanno a chiudere e allora appoggia fuori per Torachichi, Mariga, Castagnos, vediamo, carica al destro, rimpallato dal corpo di un difensore, si trattava di Mellarini, rilanciano ancora in avanti, Caldirola bravo nell'anticipo, palla che possiamo tenere viva sulla laterale di sinistra con Bessa che prova a inventare calcio, attenzione palla dentro, siamo al limite dell'area con Faraoni, Mariga, Mariga ancora per Bessa, Bessa cerca e trova la collaborazione di Castagnos, Mariga parte sulla destra, Alvarez sulla posizione di Natalino, carica il sinistro, va in affanno Travaglia che fa una gran parata, palla giocata da Bianchetti, Bianchetti per Caldirola, Natalino tutto solo sulla destra reclama il pallone, Bianchetti verticalizza per Ricky Alvarez, c'è Pandev largo, eccolo servito, controlla il pallone, parte dalla sua posizione di Faraoni, palla dentro ancora per Ricky che va a sinistro, la parata del portiere, ancora una volta Ricky Alvarez e poi il tentativo di Bessa e ancora una grande parata, fuori gioco poi di Alvarez, il tiro di Bessa dalla distanza trova
una pronta reazione, quindi in 20 secondi prima la conclusione di Alvarez, poi il tiro dalla distanza di Bessa, in entrambi i casi corta, palla recuperata dai nostri con Bianchetti che la mette fuori per il giro palla affidato ad Alvarez che prova la percussione in dai e vai con Castagnos, è un po' corta la palla resa dall'olandese, possono ripartire i giocatori in maglia gialla con questo pallone dentro, bravo Bianchetti a chiudere, poi Mellarini, corta, palla recuperata dai nostri con Bianchetti che la mette fuori per il giro palla affidato ad Alvarez che prova la percussione in dai e vai con Castagnos, è un po' corta la palla resa dall'olandese, possono ripartire i giocatori in maglia gialla con questo pallone dentro, bravo Bianchetti a chiudere, poi Mellarini, una minaccia da una parte le nuvole, dalla parte opposta invece il cielo sereno. Krizetić recupera questa palla nel cerchio di centrocampo, la smista su Pandev in verticale, Pandev perde il pallone cercando di tornare indietro non avvedendosi dell'arrivo di un avversario, poi Alvarez è irregolare nel tentativo di disturbare il numero 8 Kont e quindi è rimasto soltanto Samuele Longo ai box, ci sarà spazio anche per lui sicuramente nei minuti finali. Alvarez va in slalom, salta 3-4 giocatori, poi il quinto con la punta gli tocca via la sfera, Bianchetti recupera, Natalino gestisce il pallone sulla laterale destra scambiando con Mariga, va nello spazio Alibek, il pallone Luc, palla di Caldirola per Faraoni, Faraoni per Ricky Alvarez, parte con un buon dribbling, viene basso a prendere palla, ancora con una finta, attenzione, allarga la palla per Pandev, un po' laterale, aspettava più dentro, Goran può andare al fondo per il cross, parte la traiettoria troppo alta per Castagnos, recuperata dalla difesa, lucendo per 5-1, hanno segnato praticamente tutti gli attaccanti. Abbiamo avuto il gol di Eto'o, il gol di Pazzini, ha segnato Alvarez, ha segnato Castagnos, ha segnato Pandev, quindi chi gioca a primo colpo d'occhio, tutti e due magri, alti, longilinei, con il capello biondino corto, sembrano molto simili. Alvarez va in rapidità a recuperare questo pallone, tenta il numero e viene chiuso, poi insiste e costringe a mandare il pallone fuori, no, riescono a tenerlo vivo e riescono a far, si temporeggia e allora dice basta così, se non mi fate vedere un gol allora mandiamo tutti quanti a fare la doccia. Finisce con la vittoria dell'Inter per 6-1, ricordiamo i marcatori Pazzini al minuto 13 del primo tempo, raddoppia Eto'o al 26, accorcia le distanze Mariotti al 44esimo, poi nella ripresa dopo un minuto Ricky Alvarez per il 3-1, Pandev al quarto d'ora per il quarto gol e poi Castagnos al minuto 36, Samuele Longo al 42 per i gol numero 5 e numero 6. Applausi generali e festa grande sul campo per i giocatori della formazione trentina che ben hanno rappresentato il ruolo